Ben ritrovati, spettatori. Sono qua con un bel tè caldo. Nel video su come cambiare l'addolcitore per acqua, ho fatto riferimento alla truffa del tubo Tucker. E mi sono detto, sai che varrebbe proprio la pena di parlarne di quella piccola vicenda? Mi sono detto, ma io faccio video su YouTube, stare fermo e parlare è la cosa ideale. Quindi ragazzi, oggi voglio parlarvi di due volte in cui ho provato a truffarmi, sperando che possa essere utile a voi se vi trovate in queste situazioni. Che bella Cuba. Dicevamo, il primo è il tubo Tucker. Circa 15-16 anni fa ho avuto un periodo in cui non avevo un lavoro e, rispondendo alle varie offerte, ho risposto a un cerchiamo magazzinieri. Vi dico, va benissimo, era in zona Cologno Monzese, se non ricordo male. Ci vado, mi fanno sedere nell'ufficio, inizio a vedere scritti ovunque Tucker, 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 il tubo Tucker, la rivoluzione del nuovo mondo. E dico, ma voi vedete il tubo Tucker? Ovviamente. E il tipo lì davanti fa, ah, sono felice che tu già conosci il nostro prodotto. Io faccio, sì, lo conosco. Omettendo il fatto che già sapevo che erano investigati per truffa da almeno un paio d'anni. Striscia la Notizia, mi sembra 6 mesi prima, aveva fatto un servizio. Quindi diciamo che ero già preparato. Comunque ero lì seduto, pronto al mio lavoro, da magazzinista, mulettista, perché sapevo guidare anche i muletti, trasportatore se c'era bisogno. E loro mi fanno, noi non cerchiamo dipendenti. E dentro di me ho detto, scusa, noi cerchiamo imprenditori. Io subito, sì, ma io non ho fondi da parte, quindi non sarei adatto. Ah, no, no, si vede pian piano, perché pian piano un pezzo dopo l'altro. Io faccio, ragazzi, l'imprenditore di solito ha molti soldi da parte e investe in alcune attività, o addirittura parte e fa un'attività tutta sua, che sarebbe il termine giusto per imprenditore. Quindi uno squattrinato ragazzo che è lì per cercare un lavoro come mulettista, mi fa, no, no, sì, sì, fidati di noi. Già mi ero fidato per il discorso lavorativo e in pratica ero arrivato lì e dovevo tirare fuori i soldi. E poi mi fa, serio, per il tubo Tucker, già durante la Seconda Guerra Mondiale, gli aerei americani riuscivano a fare la tratta Washington-Germania grazie a questa tecnologia. Io l'ho guardato negli occhi, ma serio, gli ho detto, certo, e le portaerei non esistono. Cioè, parti con uno così spudorato falso storico. Esistevano dei bombardieri con ampissima capacità di volo, poi stiamo parlando quasi delle fortezze volanti. Proprio l'idea base di spacciarmi questo cumulo di palle, perché anche il discorso funziona grazie al magnetismo. Io nella mia vita ho sempre voluto capire come funzionano le cose, lo vedete anche dai miei video. Io parto facendo una cosa semplice e poi spiego, o meglio cerco di spiegare, il concetto complesso che ci sarà alla radice. E sentirmi un discorso funziona perché funziona, io dico no. Cioè, è una teoria da fine 1800, il magnete fa cose. E infatti, quando lui continua a insistere per, diciamo, raccattare fondi da me e fare contratti,
l'ho salutato e ho detto: ci si vede. Ovviamente non mi ha mai più visto. Il secondo caso è ancora più eclatante. Risale, se non dico una cavolata, a più di 20 anni fa. Ai tempi avevo già un lavoro, ero assunto a Libri, però io ho sempre avuto l'abitudine di andare a colloqui di lavoro a tempo perso, perché non sai mai l'occasione che ti perdi. Poi fai un colloquio di lavoro, già con le spalle un lavoro, ti dà una, come dire, un potere contrattuale superiore. Perché tu ti trovi dinanzi uno che ti vuole offrire un lavoro e sa che tu sei a casa. È vero che non sarai disponibile al giorno dopo, però già dice: ah, ma questo è uno che ha un lavoro, quindi già sa lavorare, già. Tu fai vedere che cerchi un lavoro, ma sai già fare quel lavoro. Puoi forse ottenere qualcosa in più. Tu dici: sì, sono disposto a venire a lavorare per voi, ma sto già lavorando qua a 1100 al mese. Se fate 1250, vengo a lavorare per voi. Magari, che non si dovrebbe fare, ho già delle conoscenze come clienti per la mia azienda, quindi potrei... Credo che sia tra parentesi un reato quello che ho appena detto, però il mondo del lavoro è pieno di squali. Se posso essere un pesce pulitore... Dicevo, solita storia, rispondo a un annuncio per un lavoro, è un lavoro generico, però è di un'azienda molto famosa. Diciamo che per motivi legali non ve la dico, però se avete mai visto Edward Mani di Forbice, sapete qual è la multinazionale che ci torna a casa vostra rompendovi le scatole. E dicevo, arriviamo lì e ci sono almeno 20-25 persone come me sedute. Proprio avevano affittato, non so se era un posto in un centro congressi, ci sono quei posti che affittano locali per attività, congressi, riunioni. E già lì mi ha puzzato molto, perché dico: cavoli, offrono lavoro e fanno tutto questo. Dicevo, dal punto di vista pratico, già essere invitato in un'azienda nei suoi uffici è già un altro approccio. È già più realistico, ma già se devono affittare dei spazi extra aziendali per fare la riunione, la presentazione, puzza già di più, puzza di attività di marketing, ed è quello che era. Arriviamo, questa ventina abbondante di giovanotti, e inizio con la solita storia del noi che siamo padroni del nostro destino, noi che dobbiamo farci la nostra base di vendite, e che di vario si parlava di andare a casa di persone, e in particolare, visto che erano trucchi, donne e vendigli roba, un buon vecchio porta a porta, con cellula di male, A livello di marketing ormai è svantaggiosissimo il venditore porta a porta. Infatti mi stupisco sempre quando vedo uno del Folletto o di altri che mi citofonano alla porta per vendermi qualcosa. E il discorso è che subito ho capito che lì non volevano darti soldi, ma volevano prenderteli. E infatti c'era da pagare, cos'era, 250-300 euro, il pacchetto start. Cos'era il pacchetto start? Un tot di campionario, che poi tu andavi in giro, vendevi, potevi cavarci fino a 600 euro. Se eri bravo, anche 700. Io, con la mia piccola passione di rompere le uova del paniere, anche perché, diciamocelo, di parte
sono partiti loro ingannandoti. Loro hanno offerto un lavoro e invece ti stavo vendendo qualcosa. È proprio un approccio sbagliato, proprio a livello umano. Proprio sei andato a farmi una trappola, li odio. E questo si manifesta in... Avete tutti capito? Io alzo la mano. Vi faccio... Ho una domanda! Fanno, certo, vi dica questo tizio che ha capelli lunghi, mezzo... quindi noi siamo i vostri venditori? Fa, no, no, non è una vendita. Faccio, ma... Scusate, io devo andare in posti e dare i vostri prodotti per soldi. Si chiama vendita dalle mie parti. E ho anche chiesto, ma a scontrini come siamo messi col fiscale? Figa, non l'avessi mai fatto. Quando ho nominato gli scontrini fiscali, questo qua ha invitato... ma cazzo, non capisci per... Oh, e ho detto, ok. E già mi sono detto, mi devo preparare la mossa a guardia di finanza. Vi faccio vedere qual è dopo. Il discorso va ancora avanti, perché ti dicono sempre, ma ci sono 100.000 donne a Milano. E queste 100.000 donne, voi siete in 30, ognuno di voi ne ha... A questo punto io rialzo la mano. Lui già mi aveva inquadrato. E fa... Cosa c'è? Io faccio... Ok, 100.000. A questo punto indico un ragazzo a caso del gruppo. Ne ho scelto uno un po' bruttino. Ho fatto lo stronzo. Faccio... Tu e la ragazza... Lui mi fa, no, ma hai sorelle, fa, una, hai zie che fanno acquisti, faccio bene, tu non riesci a trovare una donna a cui offrire un Cuba Libre, però devi trovarne 50.000 disposte a darti dei soldi, tu venderai un solo kit a tua sorella, perché lei avrà il buon cuore di prendertelo. Figa! Allora il tizio ha iniziato, oh, se sei qua perché hai problemi puoi andartene, se ti facciamo buttare fuori, perché se no qui siamo ditta sera, e faccio, ok, posso chiamare la guardia di finanza? Silenzio, faccio, ok, smetto di parlare, ho fatto la mia scenetta, sto qua, sono stato in un angolo tutto il resto della serata mentre lui spiegava, alla fine... Si deve andare a una specie di cassa a prendere il prodotto, perché l'avevano già lì pronto, cioè. Potevo manco essere di quella compagnia volendo, potevo averlo comprato altrove ed essere dei pacchi cinesi, da quello che sapevamo. Di quei ragazzi, spero, grazie al mio rompere i coglioni cronico, nessuno ha preso il kit di partenza. Siamo tutti andati fuori scherzando e ridendo, ma maledicendo sto tizio che va a fregarci tutti. E basta. Per la serie, il mondo del lavoro è un brutto mondo, ma si può lavorare, ci sono delle nicchie di competenze. Non fatevi fregare. Lo so, sembra una stronzata, sembra il solito discorso, ma fidatevi. Lì c'è gente che vuole i vostri soldi, punto. E molto spesso è evidente questo, cioè è evidente che vogliono solo i vostri soldi. In quel caso, quando capite questo, il vostro convincimento deve diventare zero. Dovete dire no, questo mi ha chiamato per offrirmi un lavoro e invece vuoi spennarmi. No, non mi va bene. Da ora divento stronzo. E a posto lì. Vi auguro una buona continuazione, qualunque cosa voi stavate facendo.